Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca ci porta a Tortoreto per il racconto dell'ennesimo tentato femminicidio in regione, una lite tra ex conviventi è quasi finita in tragedia con le coltellate che hanno ferito una donna di 39 anni ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Teramo. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita, ma sentiamo che cosa è accaduto meglio nel servizio. Ha tagliato lo pneumatico posteriore destro della macchina per assicurarsi che non potesse scappare, ha atteso che uscisse dal bar di famiglia dello chalet Irene sul lungomare Sirena di Tortoreto e poi l'ha coltellata con tre fendenti. È l'ennesima storia di violenza ai danni delle donne, di uomini che non riescono a rassegnarsi alla fine della storia d'amore. GM, queste le iniziali della barista di 39 anni, è stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Teramo, dove i medici con un'operazione d'urgenza le hanno salvato la vita limitando i danni delle tre ferite all'addome, al torace e alla schiena che le ha inferto l'ex convivente. La donna infatti adesso non è più in pericolo di vita. L'uomo, dopo l'aggressione avvenuta attorno alle 9:30, è scappato a bordo della sua auto verso Alba Adriatica ed è stato fermato dai carabinieri davanti lo chalet Sayonara mentre cercava di togliersi la vita tagliandosi la gola con lo stesso coltellaccio dell'aggressione. Per questo è piantonato all'ospedale di Giulianova in stato di fermo, dove gli sono state suturate le lievi ferite riportate. Signora, lei ha assistito a quanto è accaduto, che cosa è successo? Beh, è successo che gli ha dato una, due o tre urtellate e se ne aiuta. Poi chi l'ha soccorsa la ragazza? Mio figlio, ha chiamato i carabinieri. A lanciare l'allarme e ad aiutare nei primi soccorsi è stata la dottoressa calabrese, titolare della parafarmacia proprio di fronte alla rotonda Monti, luogo dell'aggressione. Lei ha urlato per dare l'allarme? Sì, io mi sono accorta di questi ragazzi che litigavano, per cui ho visto che la cosa stava peggiorando e ho cominciato a urlare a questo ragazzo di lasciarla stare, di allontanarsi. Poi quando ho visto che invece lui continuava e ho visto anche lei che è riuscita a fuggire, sono entrata dentro perché dopo due minuti ho visto che era accasciata a terra, per cui ho chiamato subito il 118 e grazie alle mie grida sono arrivati un po' tutti e siamo riusciti a soccorrerla mentre lui è fuggito con la macchina. Dalla sua farmacia ha preso quello che poteva per dare una mano? Sì, ho chiamato il 118 e mi ha detto di tamponare bene perché lei perdeva tanto sangue, quindi abbiamo tamponato con dello Scottex e delle garze in attesa dell'ambulanza che è arrivata abbastanza velocemente. Lei l'ex convivente della ragazza l'ha visto, è fuggito? Sì, io l'ho visto ma non lo conosco, io lei la conosco di vista perché non... L'ho riconosciuta dopo, me l'hanno detto gli altri. Lui sì, l'ho visto andare via, sì, sì, sì. Lui. È scappato con la macchina? Sì, 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 ma sì, è scappato con la macchina che aveva parcheggiato qui nel piazzale. Adesso la politica. Questa sera alle ore 21 torna l'appuntamento con il talk di informazione politica Moby Dick. Argomento della puntata, la sanità abruzzese e le polemiche dopo l'ultimo tavolo di monitoraggio interministeriale. Ospiti il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo e quello dei 5 Stelle Domenico Pettinari. Sentiamo un estratto della trasmissione. In Abruzzo abbiamo una mobilità passiva che non è più accettabile, oramai dal 2014 il dato è stagnante, non si è fatto nulla per combattere la mobilità passiva. E qui per esempio alla domanda che si faceva prima sul privato, io credo che qua, io credo che invece tra pubblico, privato e università ci deve essere un punto di equilibrio, perché solo riportando in equilibrio queste tre specialità della medicina si riesce a dare un servizio migliore agli abruzzesi e magari pretendere che altri vengano in Abruzzo, perché in Abruzzo abbiamo avuto un periodo di tempo che venivano dalle altre regioni, quindi noi dobbiamo sfruttare questa possibilità che abbiamo. Parla di equilibrio, integrazione. Ci deve essere un equilibrio che porti il cittadino a poter scegliere se fare una prestazione nel pubblico o farla nel privato, purché il pubblico la dia con i tempi giusti e nel modo giusto. E anche il privato si deve adeguare ai tempi e ai ritmi del pubblico. Non dimentichiamoci l'eccellenza del pubblico, sono
state depotenziate delle grandi eccellenze. Vado a pensare, l'allergologia di Pescara veniva una mobilità attiva da tutte le parti d'Italia, l'hanno depotenziata, non hanno neanche più un ambulatorio. Quindi ecco un altro appello, mi raccomando, l'eccellenza del pubblico, abbiamo dei medici eccezionali. Un'altra cosa importante, una battaglia che ho fatto io, prego in ginocchio questa amministrazione regionale di far alzare dalla sedia tutti gli imboscati che stanno negli uffici amministrativi, cioè persone che sono entrate, hanno superato un concorso per fare gli infermieri, gli operatori sociosanitari, ce li ritroviamo imboscati negli uffici amministrativi a danno di quei poveri medici, infermieri, operatori sociosanitari che si stanno spaccando la schiena nelle corsie, cioè ritroviamo, ci sono decine e decine di imboscati che si sono ritrovati lì per prescrizioni. Lavoro, no, no, dai, vabbè, dobbiamo rivedere le prescrizioni, so perfettamente, però attenzione, si può fare anche un'opera di revisione di tutta, un abuso, perché abbiamo decine e decine, 60-70 persone ogni ospedale che ci ritroviamo, assunti per fare gli infermieri, stanno dietro agli uffici amministrativi. Cambiamo argomento. I vertici della Camera di Commercio di Chieti e Pescara hanno illustrato questa mattina i prossimi passi verso la nuova presidenza dell'ente dopo le dimissioni di Mauro Angelucci e le attività passate e future messe in campo dall'ente. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Il tempo stringe per la nomina del nuovo presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Oggi c'è questo importante incontro, si getteranno le basi per trovare un accordo. Sì, io innanzitutto voglio ringraziare il presidente Angelucci che responsabilmente ha voluto fare questo passo, il messaggio che vogliamo lanciare oggi è che comunque è stato fatto tanto lavoro e il lavoro prosegue con normalità, anche perché gli organi sono tutti in funzione. E quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane continueremo normalmente tutte le attività. Sicuramente ci sarà da decidere all'interno del Consiglio Camerale con i tempi che occorranno, si spera brevi, quantomeno le associazioni di categoria chiedono questo, si tratterà di eleggere anche il nuovo presidente. Le varie associazioni hanno proposto a loro volta dei nomi che voi vaglierete. Ovviamente io non posso dire nulla su questo, fa parte della normale dialettica che si anima all'interno del Consiglio in questi casi, tra l'altro credo che sia una cosa anche abbastanza appunto normale. Sia sull'elezione di Becci, sia sull'elezione di Angelucci siamo andati avanti con un accordo tra le associazioni che comunque è in piedi e continuerà a essere in piedi. Adesso si tratterà di decidere tutti quanti insieme attraverso quell'accordo un nome che vada bene a tutti. Potrebbe essere anche lei il nuovo presidente? Assolutamente no, lo escludo. Restiamo a Chieti, sit-in di protesta dei lavoratori di Formula Ambiente, il consorzio che gestisce l'igiene urbana in città. Le maestranze rivendicano certezze sul futuro occupazionale. Sentiamo. Questa mattina c'è questo sit-in in centro a Chieti dei lavoratori di Formula Ambiente. Cosa chiedete? Ma noi oggi chiediamo esattamente quello che abbiamo chiesto e ribadito nei giorni scorsi, ossia il pagamento delle retribuzioni correnti. Abbiamo ritenuto di mantenere questo presidio stamattina perché ad oggi le retribuzioni non sono state ancora pagate e per questa ragione quindi riteniamo che ad oggi il problema non sia assolutamente risolto. Nonostante le rassicurazioni che sono arrivate, nonostante gli articoli che abbiamo letto questa mattina a mezzo stampa, però il problema rimane, tant'è che le retribuzioni, ripeto, non sono state pagate, la cassa integrazione è ancora aperta e per questa ragione il presidio diventa una cartina di tornasole rispetto alla soluzione di questi problemi. Prosegue un'interlocuzione con l'azienda però? L'interlocuzione prosegue assolutamente sì, tant'è che questa mattina, ieri sera abbiamo ricevuto una convocazione da parte della direzione aziendale che ci convocava per comunicazioni questa mattina alle ore 10. Io come funzione pubblica CGL ho ritenuto di mandare all'incontro che attualmente è in corso la RSU CGL, io come segreteria ho ritenuto di stare qui perché le due cose possono e devono stare assolutamente insieme, anche perché sono esattamente il mandato esplicito che abbiamo ricevuto dall'ultima assemblea con i lavoratori. Quanti sono i lavoratori interessati da questa vertenza?
I lavoratori oggi sono 101 circa interessati a questa vertenza. Ripeto, però va guardata e va vista in un modo più ampio, perché non è tanto e solo il problema delle retribuzioni correnti, che è un grosso problema, ma quello che a noi interessa è capire il futuro di questo appalto e il futuro occupazionale di tutti i lavoratori. Dopo quasi 3 anni dal terremoto del 2016, 26 famiglie delle case popolari di Colle Atterrato a Teramo sono ancora fuori di casa. Gli inquilini scrivono una lettera aperta al neogovernatore della regione Marsilio, chiedendogli di non cambiare i vertici dell'ATER per non aggravare i tempi della ricostruzione. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Egregio Presidente Marsilio, è iniziato il 2019 e la speranza che ci ha accompagnato fino ad oggi comincia a trasformarsi pian piano in desolazione, abbandono e rassegnazione. Le centinaia di famiglie fuori casa, ormai da 26 mesi, nutrono questo tipo di sentimento e non esiste alcun segnale che possa far riaccendere la luce nei loro occhi. Inizia così la lettera aperta al nuovo governatore della Regione Abruzzo da parte degli inquilini delle case popolari di Collatterrato a Teramo, sfollati da quasi 3 anni. La richiesta è quella di non applicare lo spoil system ai vertici dell'ATER per non perdere altro tempo nell'avvio della ricostruzione. Si è insediato questo nuovo commissario, praticamente con il quale siamo riusciti a intrattenere dei rapporti di formale correttezza, cioè massima trasparenza e massima collaborazione, e ci siamo resi conto praticamente che la ricostruzione ovviamente è indipendente dalle semplici responsabilità di un commissario ATER, ma vanno ben al di sopra. E quindi praticamente questa polemica incredibile che c'è stata, come se noi stessimo ad esempio difendere questa poltrona o quest'altra poltrona, ovviamente a noi non ci interessa. Ma voi cosa temete? Noi temiamo che, come quello che succede ogni volta, ad esempio quando Errani diede le dimissioni a livello di commissario nazionale, arriva un altro commissario, oppure quando lo stesso commissario di Teramo è arrivato, è chiaro che si perde quantomeno altri mesi di tempo, perché anche se arriva un altro commissario disponibile come il dottor Salini, perché non è che ne arriverebbe un altro peggio, non è che stiamo dicendo questo, però al massimo arriverà un'altra persona altrettanto disponibile. Quindi voi chiedete continuità. Diciamo praticamente che si andrebbe semplicemente a perdere tempo, perché un nuovo commissario dovrebbe prima prendere visione di tutte le procedure, di come stanno le cose, di come non stanno, rendersi conto di quello che succede all'ATER, eccetera, eccetera. Avremmo perso altri 6 mesi. La lettera degli sfollati ATER di Teramo al governatore Marsilio si conclude con un appello accorato. Sinceramente, siamo stanchi di soffrire. Adesso cambiamo argomento e ci spostiamo ad Avezzano, dove è stato rinnovato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che si è dato come primo obiettivo la salvezza del Tribunale. Sentiamo. Si sono tenute martedì le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano. Franco Colucci è stato confermato Presidente dell'Ordine degli Avvocati, sicuramente un titolo importante a livello personale e professionale. Sì, io devo ringraziare i colleghi per la fiducia che hanno espresso nei miei confronti e quindi però mi hanno dato un'altra volta un peso enorme, un incarico importante che è quello, sappiamo tutti, della salvezza del Tribunale di Avezzano. Nel programma del Consiglio ci sta questa innanzitutto in prima battuta come meta da raggiungere, poi tutto il resto in secondo piano. Quindi per venire a questo risultato speriamo di poter avere contatti con il governo regionale innanzitutto, che dovrebbe costituirsi tra qualche settimana, a giorni insomma, e quindi poi di avere un contatto con il governo nazionale. E speriamo che il governo nazionale voglia applicare quello che è stato stabilito già nel contratto di governo, cioè la salvaguardia dei tribunali minori in relazione alla giustizia di prossimità, che è un elemento che a livello europeo viene perseguito, quindi figuriamoci. Quindi insomma stiamo qui, almeno per il momento, in attesa degli eventi. Queste elezioni che Consiglio dell'Ordine degli Avvocati hanno restituito alla città di Avezzano e al suo tribunale? Ci sono state delle conferme importanti e anche degli ingressi in percentuale? Sì, sono state fatte delle conferme importanti, tutta gente che ha lavorato bene, ma tutto il Consiglio precedente si è dato da fare, ha lavorato bene, però per una questione di incandidabilità, per aver fatto il doppio mandato, non sono state possibili le conferme per alcuni, che comunque sono stati sostituiti
costituiti da degni colleghi che sicuramente si attiveranno per il lavoro che debbono svolgere all'interno del Consiglio, sempre con la finalità, abbiamo detto, di dimostrare che siamo un tribunale degno di salvezza. Questo è importante. Oltre a questo obiettivo, che ovviamente è prioritario, ovvero la salvaguardia del Tribunale, quali sono le altre attività alle quali darete priorità come ordine? Beh, l'altra priorità a cui tengo particolarmente io è quello di ripristinare la professionalità della categoria degli avvocati, in particolare la dignità professionale, che è venuta un po' meno perché è nelle cose che nella massa ci stia una caduta, seppur non importante, ma comunque una piccola caduta di questo elemento che è la dignità della categoria. Quindi innanzitutto ripristinare questo elemento importante e poi gestire la professione con attenzione, con professionalità, con preparazione e via discorrendo, e facendo in particolare mente locale per quel che sono le norme deontologiche che vanno sempre rispettate. Adesso cambiamo decisamente argomento perché ci occupiamo di musica. Sta per partire il tour del pianista abruzzese Michele Di Toro, che presenta il suo nuovo lavoro Da Mozart a Mozart. Domani a Spoltore il primo appuntamento, sentiamolo. Michele Di Toro, primi due appuntamenti di un tour per la presentazione di un nuovo CD, Spoltore e Sulmona per iniziare. Eh sì, infatti il tour partirà proprio domani sera presso la Società del Mutuo Soccorso Operaia di Spoltore alle ore 21. Farò questo concerto dedicato a Mozart. Praticamente è un mio lavoro che ho registrato l'estate scorsa. Ho preso delle composizioni, ho scelto delle composizioni mozartiane e le ho accostate delle mie composizioni personali. Quindi è una vera composizione nella composizione, oserei dire. Quindi è un lavoro molto interessante che mi rappresenta benissimo, perché io, che amo sia il mondo classico che il mondo jazz, ho cercato insomma di trovare una chiave di lettura per questo disco importante, che spero che mi porterà fortuna, insomma. E poi ci sarà l'appuntamento di Sulmona. Eh sì, poi l'appuntamento di Sulmona subito dopo, martedì al Teatro Caniglia alle ore 17:30, un teatro meraviglioso, uno dei più belli di quelli abruzzesi, diciamo. E poi dall'Abruzzo mi sposterò anche in Lombardia, perché sono previsti concerti a Milano e province, insomma. Quindi niente, adesso cercheremo di lavorare con questo nuovo mio disco in piano solo, e invito tutti chiaramente a partecipare a queste bellissime manifestazioni artistiche, perché trovo che la condivisione, ecco, dell'arte oggi sia una cosa molto importante per la nostra vita, insomma, di tutti i giorni. Poi ancora cultura, torna a Ortona la seconda edizione di Arti in Vita, un festival che attraverso le arti intende creare un progetto multiculturale e trasversale, creando ponti fra diverse culture e popoli. Sentiamo il servizio di Ludovica Pelliccioni. Dal 26 aprile al 12 maggio si terrà Arti in Vita, il Festival Internazionale delle Abruzzi. Qual è il programma? Ok, comincia con una mostra di caricature fatte da le fotografie di vecchietti degli Abruzzi, dopo ci sta un'installazione nella strada di queste fotografie, e dopo ci sta il 26 l'apertura con un concerto di tango balcanico, di artisti che vengono un po' di tutti i Balcani e della Francia. Dopo ci sta Mari a Ortona, che è uno spettacolo di Tino Carspanello con Vittoria Scornamiglio e Luigi Di Fiore. E dopo Mari ci stanno tre giorni, la scenografia è visitabile come un'installazione di arte. Dopo ci sta una mostra a Crecchio che si chiama Il mestiere di vivere, che è ispirato dell'opera di Pavese, sulle mani, le mani dei lavoratori degli Abruzzi, su una mostra fotografica. E il 1° maggio, l'apertura, ci sta un concerto di Laurent Petitgon,
che fa, che il compositore delle colonne sonore di Wim Wenders, che fa un concerto apposta per questa mostra. Dopodiché, questa mostra rimane tutto il tempo, dopodiché ci sta cinema, dunque un primo cinema che Juliette Binoche sceglie per questo festival della sua carriera, e un secondo è il film sul Papa Francesco, con la presenza del compositore che ha fatto le colonne sonore. Dopo ci sta un festival di cortometraggi dei Balcani, dove i bambini da 12 a 18 anni saranno la giuria. Dopodiché ci sta la creazione che facciamo, che è una madre. La madrina del festival l'ho scelta come madrina veramente perché è una grande artista, e che è un'artista che è pittrice, danzatrice, attrice, e che mi faceva piacere di avere una madrina che ci abbia tutte le arti in lei. Può darsi viene quest'anno, non lo so ancora, c'è qualche problema personali, e in più c'è il Festival di Cannes dopo, ma vorrei farla venire, vedremo, per esempio facendo un'esposizione della sua pittura. Quello mi farebbe a crecchio fare un'esposizione di Juliette Binoche con i suoi quadri, che sono magnifiche, che nessuno conosce. All'ombra del principe, il nuovo libro del professor Attilio Danese, che racconta la politica dalle origini a Machiavelli, un'analisi puntuale che parte dalla percezione odierna di considerare la politica come casta e i politici come burattini nelle mani dei burattinai. Allora, sentiamo. Chi fa politica è chiamato ad accettare la sfida di una tensione insopprimibile tra valori alti e interessi bassi, in uno strabismo che obbliga a tenere un occhio fisso su Socrate e l'altro su Machiavelli. È la politica la protagonista indiscussa del nuovo libro di Attilio Danese, già docente universitario di filosofia politica, dal titolo All'ombra del principe. I ragazzi di oggi non credono più nella politica. Ecco, lei è uno studioso della politica. Perché bisogna credere nella politica ancora? C'è una tendenza a parlare di post-politica. È uscito un libro di Crouch che lamenta il fatto che la politica si è ridotta a una specie di marketing, soprattutto in occasione di campagne elettorali. Questo fa perdere fiducia nei ragazzi. Invece, nella mia riflessione, negli anni che ho insegnato, ho sempre cercato di far capire come la politica, sulla scia di Platone, è l'arte regia, cioè è quella che si occupa di tutti noi, è quella che si dovrebbe occupare del bene comune. Poi ci sono le defiance, ci sono le cadute, ci sono le corruzioni, le contaminazioni, e questo certo allontana i ragazzi dalla politica. Nel suo libro All'ombra del principe lei racconta la politica dalle origini fino a Machiavelli. Secondo lei chi è stato il più grande politico? Ma io mi sono fermato a Machiavelli perché Machiavelli è uno snodo centrale. Il suo distaccare la politica dalle altre influenze di tipo moraleggiante oppure dalle potenze del tempo, per dare alla politica il senso di essere una scienza autonoma, assegnandogli un fine, conquistare il potere, come conquistare il potere e come mantenerlo, permetteva a lui di andare un po' oltre i limiti dei principi etici del tempo. E naturalmente non è che se ne voleva allontanare, cioè è sbagliata anche la frase il fine giustifica i mezzi. Nel suo discorso, cioè al fine di andare a prendere possesso di uno Stato, poi per mantenerlo, allora tutti gli strumenti sono onorevoli, diceva Machiavelli. Ma anche quello di parlare alla pancia della gente con poca cultura? Io penso che questo è un degrado della politica, perché parlare alla pancia della gente significa fomentare un po' gli istinti e non far trovare la consapevolezza, le argomentazioni. E siamo così arrivati alla pagina dello sport, che apriamo parlando di Serie B di Pescara. Rifinitura allo Stadio Adriatico questa mattina per il Delfino, che domani alle 15 ospiterà il Padova, ultimo della classe. Tra i biancazzurri in dubbio Campagnaro, il quale proverà domani mattina. Se ce la farà, la difesa sarà completata dalla
Novità Gravion a destra, Scognamiglio e Ciofani terzino sinistro. Viste le assenze di Del Grosso e Balzano e che Pinto non è ancora in buone condizioni. Pronto per Rotta in caso di forfè di Campagnaro. Invece dalla Cintola in su confermata la squadra che ha vinto a Crotone. Comunque andiamo ad ascoltare la conferenza pregara del tecnico biancazzurro Baby Pillon. Dipende molto anche se ci sarà Campagnaro o meno, ecco, questo è un po' il discorso. Devo vedere questa situazione qua e lo sapremo solo domani mattina quando proveremo il giocatore, insomma, ecco. Vabbè, abbiamo provato in settimana Pinto, Perotta, abbiamo provato in quella situazione lì, non scordandoci che Cioffoli ha fatto anche quasi 25 partite a Frosinone da terzino sinistro, insomma. Credo che faranno una partita dove ci chiuderanno tutti gli spazi, dove non ci concederanno le possibilità di ripartenza, perché è una squadra molto attenta nella fase difensiva e non scordiamoci che ha cambiato quasi 9 undicesimi della squadra. A gennaio ha fatto una rivoluzione, ha preso dei giocatori secondo me molto importanti, soprattutto con grande fisicità dietro, ed esperti della categoria, tutta gente di esperienza, perché se tu pensi a Longhi, Andelkovic, Cherubin, tutta gente che ha fatto fior di campionati, gente molto esperta, Calvano, Puzzetti, tutta gente di grande esperienza che sa come comportarsi in questi momenti di difficoltà che è adesso il Padova, che sanno gestire questi momenti. L'allenatore esperto che conosce bene la categoria, perciò credo che sarà una delle partite più difficili da affrontare. Noi dovremmo essere molto attenti, non avere frenesie, con calma, giocare con pazienza e aspettare il momento giusto. Io dico che invece siamo molto vicini alla salvezza, mancano pochissimi punti e credo che dobbiamo essere molto concentrati sul prossimo obiettivo, che sono i play-off. Io vado per gradi, nel senso che una volta raggiunto un obiettivo penso all'altro. Beh, io dico quello che penso, cioè, io dico che ragiono in questo modo qua. Io sono d'accordo su quello che dico io, nel senso che io dico che il mio obiettivo prossimo è raggiungere i play-off. Una volta che avrò raggiunto quello, poi vedremo come sarà messa. Io non voglio far calcoli. Io credo che l'entusiasmo del pubblico, della gente, sia molto importante per far rendere molto di più anche i calciatori. Quando scende in campo, che c'è l'aiuto del pubblico, è il nostro 12° uomo in campo. Perciò è chiaro che noi contiamo sull'apporto della nostra gente, sull'apporto del nostro pubblico. Adesso andiamo in casa degli avversari del Pescara. In vista dei prossimi impegni ravvicinati, è intenzionato a cambiare qualcosa nell'undici iniziale il tecnico del Padova, Bisoli, che sarà ancora privo di Mbakogu e Lollo. In difesa Cappelletti, in gol all'andata, e favorito su Andelkovic. Zambataro prenderà il posto di Morganella. In attacco arriva il turno di Baraie al fianco di Bonazzoli, mentre Capello potrebbe agire da trequartista al posto di Clemenza. Oggi seduta di rifinitura in Abruzzo per i biancoscudati. Ieri Bisoli, prima della partenza, ha presentato così il match dell'Adriatico. Continuità quindi anche magari nel modulo e nella formazione, negli interpreti, così come abbiamo visto contro il Foggia. Questo mi trovi un po' dubbioso, perché ho 3 partite ravvicinate e quindi devo mettere in preventivo che martedì abbiamo una partita in casa, quindi devo cercare di recuperare, diciamo, quei 16-17 che siamo e cercare di tenere tutte sulla corda. Qualcosa cambieremo a Pescara, perché la squadra, secondo me, col Foggia ha fatto una partita secondo tempo molto arrembante, quindi ha speso, non ha recuperato al 100% e quindi devo dare altri interpreti per poi averli poi martedì al 100%. Capello, secondo me, sta diventando un giocatore importante per il Padova, sta facendo bene, a parte il gol è entrato bene. E lo stesso Zambattaro, lo stesso Baraie sono entrati bene, quindi gli ho fatto i complimenti, perché è questo lo spirito che deve contraddistinguere il Padova. Forse può essere arrivato il momento di Baraie dall'inizio, quindi vi do una,
un'anticipazione. Quali sono magari i punti deboli di una squadra che è comunque attrezzata per la promozione, per cercare la promozione? Se è quarta in classifica, ha 5 punti dalla vetta, vuol dire che ha delle qualità importanti. Secondo me ha uno dei centrocampi più importanti della Serie B e quindi bisogna essere bravi di aggredirli, di non dare il tempo di ragionare. E se vi ricordate la partita dell'andata, noi nel momento che abbiamo alzato il ritmo qualche problema l'hanno avuto. Se gli dai tranquillità di giocare, come ha fatto per un po' il Crotone, li mette in difficoltà. Poi il Crotone nel secondo tempo ha alzato il ritmo e il Pescara ha sofferto. Quindi la chiave è alzare il ritmo, non dargli spazio e far sì che la palla non sia giocabile con la tranquillità che ci hanno. Però noi non dobbiamo avere paura, noi in questo momento la classifica non dobbiamo guardarla, non dobbiamo avere paura dell'avversario che incontriamo, noi dobbiamo avere paura di noi stessi. Siamo in Serie C, seduta di rifinitura questa mattina anche per il Teramo che domani pomeriggio alle 18.30 sarà impegnato al Benelli di Ravenna contro la locale formazione allenata dall'ex Luciano Foschi, direzione di gara affidata ad Alberto Fiero della sezione di Pistoia. Nella formazione titolare figureranno Giorgi al posto dello squalificato Proietti e il rientrante Celli, vista anche l'indisponibilità di Armeno sul settore mancino. Per il resto l'allenatore a Genova Maurizi confermerà Gomis tra i pali e la coppia d'attacco Infantino-Sparacello. Tra poco parlerà in conferenza stampa proprio a Genova Maurizi per presentare il match. Le dichiarazioni del tecnico naturalmente le potrete sentire nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Abbiamo così concluso anche questa edizione del TG6. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo che se volete trovate on demand i nostri servizi su YouTube, sul canale della nostra emittente, sul sito www.tv6.it. Io a me non resta che augurarvi un buon proseguimento con i nostri programmi.